Buonasera, mamma mia, cioè partiamo a piena. Buonasera a tutti, grazie di essere qui con noi a condividere. Per noi è un momento assolutamente di gioia e di un piacere immenso di cantare questo palcoscenico, di cantare e di farvi sentire quello che abbiamo imparato in questi anni, quest'anno per alcuni, e quello che vorremmo che noi, anzi che voi sentiate, è la nostra gioia di cantare, il nostro piacere di cantare, e vorremmo che quindi condivideste con noi questo aspetto, al di là della qualità eccellente esecutiva. Loro sono bravi, sono bravissimi, però quello che io veramente desidero è che partecipiate con noi con il piacere di fare e di ascoltare la musica. Perché? Perché ci sono tanti perché in questo momento che mi vengono in mente. Perché decidere di cantare? Perché voler cantare, scegliere di cantare? Perché decidere di essere stonati? Perché addurre la scusa di essere stonati? Perché voler cantare in coro? Tutti questi perché la Verdi li ha presi in considerazione, e quindi il dottor Corbani, che è il direttore generale della fondazione, ha deciso 4 anni fa di istituire questi corsi di canto per stonati. Quando gli aspiranti intonati vengono a fare l'audizione, perché qui facciamo l'audizione per entrare in questi corsi, noi facciamo le audizioni, sono audizioni in realtà il contrario, cioè entrano le persone stonate. Devo dire che un po' imbroglio, qualche intonato effettivamente me lo prendo, perché ho qualche necessità ogni tanto di avere qualche aiutino, e in merito a questo, ma anche perché loro hanno e si sono offerti più o meno volontariamente, sono i miei ragazzi del coro di Voci Bianche, una piccola rappresentanza che canterà con me. Canterà con me, con i signori. Non hanno bisogno del loro aiuto, lo ammetto, però per loro è un piacere farlo, e anche penso per i signori averli in nostra compagnia. E quindi quando vengono a fare l'audizione, la prima cosa che dicono: io sono stonato. E beh, del resto se ti sei scritto è chiaro che pensi di essere stonato. In realtà non è quasi sempre, non è mai così. Soltanto un 5% delle persone che fanno l'audizione sono realmente stonate, ma non in modo incorreggibile. Magari ci impiegano un pochino di più, hanno più difficoltà nel riprodurre il suono che gli viene chiesto, però piano piano, con molta pazienza, negli anni possono, e sentirete, migliorare. Nella norma si tratta fondamentalmente di un problema di blocco psicologico che deriva un po' da una tradizione preadolescenziale, infantile, della famiglia. In che senso? Sei piccolo, ti metti a cantare, non cantare perché sei stonato, non produrre, per carità, fai qualcos'altro, vai a fare il calcio, ma non cantare. Questa cosa ci rimane dentro per tanti anni, e se da piccoli non ci dà particolarmente fastidio, non canto, quando si è più grandi rimane sempre in mente il fatto che mi hanno sempre detto che sono stonato, e quindi probabilmente è vero, lo sono. Qui non siamo d'accordo su questa cosa, logicamente. E c'è la necessità, comunque, chiunque di noi ha la necessità di esprimersi. Allora, anche il peggiore degli stonati, o il migliore degli stonati, si ritrova sempre a canticchiare una melodia, oppure solo se è in giro per strada, a imitare il verso anche di un animale. Il cucù, per esempio, il cucù intona sempre un fa re.
se io lo intono, ho prodotto musica e quindi ho esternato il desiderio di fare musica. Ecco, il fatto che noi ci riteniamo stonati è anche un po' una tutela nei confronti di chi ci chiede di cantare. La voce in realtà è lo strumento più facile da trasportare, pensateci, posso utilizzarlo dovunque, quando voglio, non ho nessun tipo di problema, non pesa, quindi è facile teoricamente cantare, in realtà è lo strumento più difficile da utilizzare, perché oltre all'intonazione mette a nudo noi stessi. La nostra voce è il nostro modo di esprimerci. E questo è difficile, logicamente. È difficile esternare quello che si sente. E cantando è proprio questo, è l'emozione che ho dentro e che devo portare fuori. Molto difficile, soprattutto per chi si ritiene stonato e che adduce la scusa di esserlo proprio per impedirsi di mettersi a confronto con gli altri. Ma quando siamo da soli, in realtà noi cantiamo. Ci identifichiamo in una melodia, ci identifichiamo in un brano a seconda del nostro stato d'animo. E la canzone in realtà accoglie una complessa rete di modalità espressive che noi desideriamo anche inconsciamente portare all'esterno, portare fuori di noi. Ecco quindi la necessità di, per alcuni, iscriversi a corsi come questo, cioè a corsi per migliorare la nostra intonazione, per migliorare la nostra espressività. C'è tutto un percorso, sono tante tappe che precedono l'iscrizione all'auditorium, tappe che noi facciamo. Che cosa vuol dire? Conosciamo il corso, ma che strana cosa che fa la Verdi, chissà che come sarà. Ma sono matti questi qua. Dopodiché, però potrebbe essere carino magari iscriversi, vediamo un po' che cosa fanno. E quindi si manda una lettera al nostro amatissimo e bravissimo segretario, sempre disponibile, che è Gianpaolo Scantamaglia, per iscriversi. Dopodiché lui manda a noi la data dell'audizione e lì comincia il panico, perché si avvicina il momento in cui effettivamente devo andare a farmi sentire. Il tragitto per arrivare in teatro, fino adesso posso cambiare idea, ma quando arrivo qui dentro che cosa succede? Mi devo iscrivere. E questo succede, però tutti quelli che sono vicino a me sono nella stessa barca, cioè io penso, sì, ho capito, sono qua, ma non sarò mica l'unico stonato se mi iscrivo a un corso di canto per stonati, anche gli altri saranno esattamente come me. Ecco, e qui nasce il coro, perché qui lavoriamo tutti insieme. Questo momento di neurogamia, diceva Oliver Sacks, che riunisce dapprima i singoli elementi, cioè un gruppo formato da singoli individui. Piano piano, col proseguire delle lezioni così, diventiamo un'unica identità e l'unica identità in realtà è il coro. Ecco, quando ci troviamo a cantare tutti insieme, che cosa ci aiuta? Capire che anche gli altri, capire che tutti hanno dei difetti vocali e quindi assorbire gli insegnamenti, le correzioni da parte degli insegnanti che sono presenti in sala coro e farle nostre in modo tale da migliorarci. Parallelamente a tutto questo percorso, chiaramente, che è un percorso puramente psicologico, abbiamo il percorso musicale di pari importanza, di pari valenza, e quindi su cosa lavoriamo? Dapprima sulla postura, sulla respirazione, sull'intonazione, quindi lo studio delle note, come porre la voce per riuscire a essere più intonati possibile,
lo studio delle vocali e delle consonanti come importanza nel produrre il suono e nel far capire le frasi. Quindi è un meticolosissimo lavoro dal punto di vista musicale che facciamo parallelamente, ripeto, ai valori che cerchiamo di dare all'individuo, e quindi autostima, parlo dal punto di vista vocale chiaramente, e consapevolezza che si può raggiungere un determinato risultato. Molto importante anche capire il significato di quello che stiamo cantando, perché l'interazione tra la musica e la parola è fondamentale per interiorizzare un brano e mette in attività sia l'emisfero destro del nostro cervello, che riguarda la parte musicale, che quello sinistro, che riguarda la parte letterale. Tutto questo movimento sinaptico ci aiuta a esprimerci affettivamente, sensorialmente, emozionalmente, e se viene eseguito in un coro di bambini è molto importante per la formalizzazione del pensiero ed è importante da un punto di vista cognitivo. Quindi veramente il canto e la musica in generale, ma il canto soprattutto, stimola moltissimo la mente, aiuta la persona anziana, che non ne abbiamo, però il novantenne, l'ottantenne che ancora è in grado di cantare così, è aiutato moltissimo dal canto, perché continua il cervello a pensare e a produrre appunto sinapsi e neuroni. Per quanto riguarda i brani che adesso eseguiremo, hanno tutti scopo didattico, questo ci tengo moltissimo a dirlo, perché questo è un corso, chiaramente sono corsi di canto che noi poi ci definiamo coro, è giusto perché è bello, cantiamo insieme, però sono corsi, per cui tutti i brani che noi eseguiamo hanno scopo prettamente didattico. Cosa significa? Invece di lavorare teoricamente sulla musica, noi prendiamo uno spartito scelto apposta e lavoriamo, faccio un esempio, sui crescendo, sui diminuendo, sull'emotività del pezzo, sullo studio delle terze, sui puntini, la differenza tra il puntino, tra l'accento, il crescendo e il diminuendo. Tutto quanto questo viene eseguito tramite dei brani. Per ogni brano che eseguiremo dirò proprio due parole brevissime del motivo per cui lo abbiamo scelto. Ci saranno brani che canteranno tutti e due i cori uniti e altri brani invece che riguarderanno il primo coro, chiamiamolo così, il primo corso che ha cominciato quest'anno, e il secondo corso che ormai è con noi da 4 anni. Posso solo augurarvi buon divertimento, grazie ancora di essere qui e possiamo cominciare. Una cosa importantissima, volevo ringraziare Giuliana Scaccabarozzi che mi aiuta. Mi aiuta quando impariamo le parti separate nella norma, gli affido tutta la fila tranne le signore, insomma, quindi gli uomini, e devo dire che è un percorso abbastanza tortuoso, ma che lei percorre veramente molto serenamente, e poi gira un pochino aiutando le varie sezioni, e il maestro Cavedon Pietro, che senza di lui sarebbe proprio impossibile, ma impossibile perché per la sua professionalità, per la sua competenza, per la sua serenità nell'affrontare tutto questo percorso. Lui lavora con me da tanti anni, sia nelle carceri che con il coro delle Voci Bianche, quindi lo ringrazio veramente di cuore per tutto quello che sta facendo con noi. Grazie signori e buona serata.